Suoni nuovi, il suono della nuova musica. Conduce in studio Giomba. Amiche ed amici di Suoni Nuovi, ben ritrovati insieme. Io sono Giomba, questo è Suoni Nuovi, il suono della nuova musica. Il format che vi porta nel meraviglioso mondo della musica emergente, ma soprattutto che vi presenta tanti artisti e tante storie che vale davvero la pena di raccontare, che vale davvero la pena di ascoltare. Perché davvero questi artisti hanno tanto da raccontarci e hanno davvero tanta passione e tanta buona musica da proporre, anche perché lo sapete, lo dico in ogni puntata, sicuramente, e ne sono certo, tra queste voci c'è sicuramente la voce di un futuro neanche troppo lontano. Vi ricordo, se volete partecipare alla trasmissione, seguitemi dal mio profilo Instagram, il Giombagram, cliccate su segui, così aumentiamo un pochino i follower, perché più siamo e più ci divertiamo, e scrivetemi dalla posta privata per ottenere tutti i dettagli, sia che siate un artista, una band, un'etichetta discografica, un ufficio stampa, insomma, scrivetemi dalla posta privata e otterrete tutti i dettagli. E insomma, come dico sempre, diamo voce alle nuove voci. Suoni nuovi. Benissimo, benissimo, cari amici, iniziamo subito la nostra nuova puntata e lo facciamo con la nostra prima ospite, che è già in collegamento con noi. Do il benvenuto a Reiwa Pia. Ciao, benvenuta a Suoni Nuovi. Ciao, ciao. Ho detto bene, Reiwa Pia. Esatto, giustissimo. Vedi. Bravissima. La nostra adorata, carissima amica Pia, che insomma è qui con noi per raccontarci sicuramente della sua carriera musicale, per raccontarci anche di 16, lo spero di averlo detto bene. Giustissimo. Insomma, ci racconta un pochino di questa opera, tra l'altro oltre a essere una bellissima ragazza, Pia è meravigliosamente siciliana come me, quindi figlia dell'Etna, ha una marcia in più assolutamente proprio per questo. Cara Pia, voglio iniziare con te proprio dagli esordi, dagli inizi. Come è iniziato il tuo amore per la musica? Come è cominciato tutto? Era qualcosa che già nutrivi da piccola? È avvenuto in tarda età? Raccontaci un po'. Allora, io mi ricordo che ero veramente piccolina, avevo 3 anni e già cantavo in cucina con gli occhiali da sole, proprio per performer, no? Così, le canzoni degli 883, piccolissima, super riccioluta, con questi occhialetti e delle foto. Dopodiché da lì è stato un crescendo, perché i miei genitori sono amanti della musica, ma non sono musicisti, non sono artisti, però sono persone che hanno un gran gusto musicale. Allora mi hanno mandato, cioè c'era sto pianoforte, come si dice, in salotto, e lo iniziavo, guardavo mia madre suonicchiare, no? Perché lei comunque un po' suona, però niente di che. E niente, da lì ho iniziato a prendere lezioni di pianoforte, e piano piano sempre di più questa cosa è diventata praticamente la mia vita, tutta la mia vita, tutto ruota intorno alla musica ad oggi, da quando ho 3 anni fino a veramente oggi. Beh, quando avevi 3 anni, praticamente 10 anni fa, insomma, quindi... Certo, assolutamente. No, vabbè, dai, sei giovanissima, io non neanche sotto tortura dirò mai quanti anni hai, però insomma, sei sicura, qua è più giovane di me, sei sicuramente, quindi insomma... Ho scoperto che mantenere il mistero è una cosa molto positiva, quindi... se lo volete scoprire, indagate. Beh, lo possiamo dire che hai 12 anni, quindi dico, non è che insomma lo possiamo dire. No, perché poi sei minorenne, capito? Cioè, diventa una cosa. E quindi insomma, in qualche modo la musica quindi ha sempre fatto parte della tua vita, e dalle tue note, rigorosamente in inglese, direttamente dal tuo sito, ovviamente spieghiamo perché note sono in inglese, perché tu hai base a Londra, quindi giustamente c'è un motivo. Ho studiato per 3 anni lì, ho studiato composizione moderna e scrittura delle canzoni, che in realtà si dice solamente songwriting, e la maggior parte della mia musica è sempre stata in inglese, però voglio annunciare che molto molto presto usciranno dei brani in italiano. Teniamoci forte, sì, che saranno anche di uno stile un po' diverso, quindi sono curiosa anch'io di vedere che succede. Quindi è praticamente un'esperienza nuova anche per te, praticamente. Sì,
sì, ma la musica è così, è sempre tutta una scoperta e non si arriva mai, perché sì, esatto, come un fiume in qualche modo. Beh, ma comunque, ripeto, considerando la tua giovane età, credo sia ancora troppo presto per arrivare, a parte il fatto che appunto ci sono artisti ottuagenari e anche di più, insomma, che non sono arrivati, figurati tu, insomma, cioè dai. No, ma cioè, ti parlo proprio di un viaggio interno, no? Perché in qualche modo è sempre una scoperta di se stessi e degli altri. A me piace parlare con le persone, anche gli sconosciuti, farmi raccontare le loro storie e poi scriverci sopra come se fossero mie, no? Certo. In questo senso è una scoperta costante di se stessi e del mondo attorno. Poi sì, a livello artistico, insomma, di carriera, speriamo di arrivare veramente lontano. Che comunque poi è la base, no? Il cantautore deve costantemente avere questa voglia, questo bisogno di continuare a sorprendersi. Uso un termine che usano quelli bravi, questa sorta di serendipità, questo voler continuare sempre a guardare le cose con un occhio sempre nuovo, anche quelle conosciute, a scoprirne nuove sfaccettature. Quindi credo sia, come dire, propriamente una caratteristica che il cantautore non deve perdere se davvero vuole continuare il proprio percorso sempre in maniera quanto più produttiva possibile. Tra le altre cose, sempre dalle tue note, leggo appassionata della travolgente musica di David Bowie e dei Queen. Mamma mia, sì, io potessi rinascerei, non so, 50 anni fa, busserei alle loro porte tutti i giorni finché non mi aprono. Come è la passione proprio per David Bowie e Queen? Ma perché è trasformista, perché è sempre presente. Ah, ma certo. Lui in qualche modo è riuscito ad acchiappare quelle idee che stavano non so dove nella coscienza collettiva, a farle sue e a trasformarsi sempre, sia nel sound, sia nei testi, sia proprio fisicamente, perché lui comunque sempre abiti diversi, capelli diversi, sempre comunque sul pezzo e d'impatto. Quindi per me lui è una grande fonte di ispirazione. Ma tra le altre cose, sempre attualissimi, nel senso che il loro sound, la loro musica, parlo di David Bowie ma parlo anche dei Queen, cioè se non si sapesse che non ci sono più da un po' di tempo, comunque dici vabbè, il disco è uscito ieri, cioè assolutamente. Tra l'altro esatto, a proposito dei Queen, mi è fatto ricordare un esperimento che ho avuto modo di assistere qualche giorno fa su YouTube. Ho trovato l'intelligenza artificiale che si usa molto in questo momento con ChatGPT eccetera, è basata su un modello, ha fatto cantare I Will Always Love You a Freddie Mercury. C'era da dar rabbrividire. L'ho sentita, fa paura. Da rabbrividire, cioè andatela a cercare davvero, sembra che io stia facendo pubblicità a qualcuno, no, non so più. Andatela a cercare perché fa paura, c'è da rabbrividire. Il risultato è qualche cosa di, cioè non penso che con le parole non si possa descrivere. Cioè, è vero, fa mettere un po' in discussione anche l'arte, l'artista, effettivamente la performance di quel momento, no? Se qualcuno può replicare usando degli algoritmi, allora che cosa ci serve l'artista? In realtà il discorso è molto più complesso, però sì. Allora Pia, il discorso è uno: per quanto l'algoritmo possa essere perfetto, io credo che la parte del cuore, la parte, no, col cuore, quella è un'altra che dice col cuore, quella è un'altra persona che noi non tireremo in ballo, la salutiamo, la buona Barbara D'Urso, la salutiamo. Credo che un algoritmo resterà sempre una serie di 0 e 1, una serie di calcoli matematici. Per carità, per quanto si stiano, e questa cosa fa paura, avvicinando sempre più alla perfezione, e lo ribadisco, quella cover fatta con l'intelligenza artificiale fa paura, ma paura veramente, non lo dico perché voglio esagerare, ma veramente.
Credo che comunque poi l'intelligenza artificiale abbia, gioco forza, dei limiti che non può raggiungere perché non è umana. Ovviamente sta all'uomo poi riuscire a mettere dei freni all'intelligenza artificiale, perché finché il chat o la chat GPT di turno mi rende la vita migliore, mi aiuta nella vita di tutti i giorni, sì, mi può stare bene. Ho paura che possa prendere la parte dell'uomo, possa prendere, possa sostituirlo. Allo stesso modo, notizia di qualche giorno fa, un'intelligenza artificiale che fa lo speaker alla radio, tu senti parlare. No, non è vero. Sì, 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 assolutamente sì, tu senti parlare, c'è un'emittente americana che praticamente tu senti questo speaker che parla 24 ore al giorno e non si stanca mai, è inesistente, è un'intelligenza artificiale, e non te ne accorgi, e non te ne accorgi. E l'intelligenza artificiale in musica, come nella tecnologia, ma posso parlare anche del doppiaggio, eccetera eccetera, sta diventando pericolosamente ancora più perfetta. Fu paradossale, e poi ritorno a bomba sulla tua carriera, qualche anno fa un esperimento che fece Google proprio a proposito di intelligenza artificiale, di un autorisponditore che poteva parlare al telefono per te e prendere degli appuntamenti, e c'era questa prenotazione dal parrucchiere, dall'altra parte la persona diceva va bene, attende in linea, e l'intelligenza artificiale che rispondeva mm-hmm. Cioè c'è da fare paura veramente. Quindi ok l'intelligenza artificiale, però cerchiamo un attimino di mettere dei limiti, perché altrimenti non so dove andiamo a finire. A mio parere l'unica cosa che voglio aggiungere è che soprattutto nell'arte, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale come strumento, ok, probabilmente, cioè, sono d'accordo con te, ma nell'arte starà all'uomo non perdere la propria umanità, perché quello è il problema, siamo noi che stiamo diventando intelligenze artificiali, e ecco. Quindi se noi perdiamo la nostra umanità con tutti questi telefoni, questa dissociazione costante, i social, TikTok, WhatsApp, perdendo proprio il contatto fisico, il contatto umano, perderemo il contatto con l'arte, e allora diventeremo loro. Perché possiamo anche definirli già loro. Eppure io da artista voglio fartela una domanda. Ti sei laureata in lingue orientali all'Università di Catania, ma ti sei dedicata alla scrittura, alla musica. Ecco, io voglio capire questo. In che modo le moderne tecnologie, tipo l'intelligenza artificiale, ChatGPT, parliamo invece del lato, dell'altro lato della medaglia, in che modo possono aiutare un cantautore, se lo possono aiutare? Allora, ti devo dire, lo confesso, io ci ho provato a usarlo per scrivere una canzone. Mi avevano commissionato un brano da autrice e ero veramente a corto di idee. E invece di utilizzare il classico metodo di vai su Google e cerca cloud word, cioè, insomma, tutte le parole collegate a un tema, comunque altri che modi di utilizzare le intelligenze. Spoiler, anche lì escono delle cose fra Martino Campanaro che si butta sul panaro, cioè escono fuori delle cose che sinceramente parliamone, però chiudo parentesi. È vero, chiudo no parentesi. Ma guarda, potremmo parlarne, però è un discorso molto affascinante. E ci ho provato e gli ho detto scrivimi una canzone in rima riguardo una ragazza che fugge via da una relazione tossica, insomma, le solite cosine. Ho paura di sapere cosa ne è uscito. Ne è uscita una grande, facciamo beep, non si poteva leggere, era una cosa indecente, semplicissima a livello testuale, in rima sì, ma scontata, niente di particolare, al che ho detto ma sai che c'è, la storia è anche abbastanza banale, ho detto non l'ho mai più usato. E sono tornata a carta e penna, ecco. Ho chiuso gli occhi, ho immaginato e sono andata a cercare l'emozione dei dettagli, dei momenti, ho costruito un puzzle e ho scritto questa canzone. Quindi secondo me per quanto riguarda la scrittura creativa c'è tanta tanta strada da fare. Ma meno male, ma non ci possono sostituire così, guarda, possono creare algoritmi, possono emulare le voci, possono fare gli speaker in radio, possono creare album interi di musica classica, perché l'hanno fatto, questo certo. Tanti anni fa tra l'altro, certo. Che suonano bene.
Ma non me la dai a me l'emozione così. Secondo me non funziona. Vedremo, vedremo. Anche perché ringraziamo che per ora escono delle grandissime beep, come dici tu, perché veramente, meno male. Ecco, vedi, la regia mi ha mandato la censura, la regia, ecco, effettivamente, sì, mi ha mandato il suono della censura. Quindi, in questo senso, almeno si spera di poter stare un pochettino più tranquilli. Parlando ancora della tua carriera, poi nel 2018, la tua poesia Che di scena è stata pubblicata nell'antologia del Chat di Mogol, e poi, finalmente, c'è questa svolta nella tua vita, ti trasferisci a Londra per questo corso in songwriting, questa laurea triennale presso il BIM Institute of London. Mamma mia, come l'ho detto bene. Bravissimo. raccontami di questa esperienza. Com'è stato, diciamo, studiare songwriting proprio presso un istituto? Cosa fate? Cosa hai fatto? Raccontami un po'. È qualcosa di assurdo. Cioè, io non pensavo che qualcuno avesse veramente inventato il mio corso, no? Perché io non sono né una cantante di quelle studiate, né una musicista, sono una persona creativa. E i creativi in questo mondo possono avere una vita facile o una vita molto difficile. Cercavo un corso proprio di scrittura, di qualcosa che mi aiutasse a capire come funzionano le hit, no? Le canzoni quelle belle che senti in radio, le canzoni eterne, come si fa una canzone eterna. E tendenzialmente ti posso dire che il primo anno su tre mi sentivo un po' all'asilo. Perché? Non voglio sminuire il corso di studi che ho fatto, però onestamente l'ho capito dopo, avevamo dei corsi che stimolavano la nostra creatività ed era super affascinante, no? Quindi, che ne so, tanti esercizi proprio sullo scrivere, sul buttare fuori, e poi piano piano siamo entrati nei dettagli fino ad affinare. E abbiamo fatto anche materie di produzione musicale, quindi proprio di crearci noi gli arrangiamenti, di registrarci per anche scoprire il suono, perché l'autore sta anche nel suono, no? Di come esce. Diciamo che quando scrivi una canzone non è solamente la metrica, è la metrica con le parole che scegli, è la melodia che verrà fuori da quella metrica, perché la melodia viene dalla metrica, non brava, è l'opposto, no? Bravissimo. E ti devo dire che è stato veramente, veramente bello poterlo affrontare, nonostante gli ultimi sei mesi, l'ultimo anno, è praticamente quasi totalmente online, ed è stato stranissimo, ma ti devo dire che mi mancava il contatto con gli altri songwriters, con gli altri cantautori, ma in qualche modo è stato più bello, perché ho lavorato molto di più su me stessa, sul mio sound, e ad oggi mi produco io le mie canzoni. Quindi ho fatto un grande passo. Tra le altre cose ho letto delle cose assurde, cioè, e hai studiato con il produttore di Stevie Wonder, con il chitarrista di Amy Winehouse, cioè, cavolo, sì. Cioè, diciamo, non è che stiamo, insomma, parlando di, cioè, porca miseria, quindi ne è valsa effettivamente, ne è valsa davvero la pena, e sicuramente questo comunque fa capire quanto l'Italia sia abbastanza indietro in questo senso. L'Italia secondo me è indietro in un modo che io da linguista lo ricollego sempre all'italiano, no? Il nostro problema è che, come la nostra lingua, siamo lenti e complessi, invece gli inglesi sono schematici e in qualche modo anche molto più umani degli italiani, purtroppo. Lo sto dicendo, porca miseria. Lo sto dicendo, sì, aspetta, la correggo, perché questa è brutta. Non molto più umani nel senso che sono più buoni, no, sono più meritocratici. Loro, se vedono che ecco, questa è la parola, credono di più nella persona, invece che credere nella quello chi conosce, a chi è agganciato, ma tu che curriculum hai. Invece lì, se tu sei bravo, allora non gliene frega niente. E questa cosa mi ha dato tanta forza, perché venendo comunque dalla terra più bella che per me è la Sicilia, sapendo le dinamiche e tutto, arrivare lì e sentirmi una pari degli insegnanti, perché si trattavano così, mi ha dato tanta forza creativa e anche personale. Quindi ne è valsa la pena, assolutamente, esperienza consigliata. Quindi, a questo punto, prendete le vostre valigie, partite
e fatevi un'esperienza dove potrete guardarvi allo specchio e vedervi veramente, perché a volte rimaniamo intrappolati nella routine, nella quotidianità e non vogliamo sognare più, invece bisogna farlo, bisogna andare, rischiare e capirsi, studiarsi sempre. Per me questa è cara Pia, la grande... dici delle parole importanti, anche se è vero il fatto che purtroppo a volte sognare costa, e costa tanto... però è a livello economico sì, però sono le borse di studio anche sì ma non solo, non prettamente a livello economico, ti parlo anche a livello proprio materialmente di sacrifici, di speranze, di risorse, certo. Non tutti hanno accesso purtroppo a specialmente nelle condizioni attuali anche della nostra terra. Chissà quanti artisti ci sono. Una volta io ovviamente la faccio in maniera molto estrema, ma è per farti capire. Ricordo una volta lessi su un muro un'immagine che diceva: e se la cura contro il cancro fosse nascosta nella mente di una persona che non è andata a scuola? Oh mio Dio, ed è la stessa cosa. Dico, quanti artisti ci sono e noi non li conosciamo perché magari non hanno modo di farsi conoscere, e paradossalmente quanto spreco c'è, quanti pseudo artisti si definiscono tali e poi non sanno conoscere, riconoscere un sì da un là, non lo sanno, cioè dico un attimino, dico, io non voglio fare della demagogia e del buonismo spicciolo o come lo definisce il buon Fulvio Abbate, che saluto, dell'amichettismo, però insomma dico, cioè, insomma, dovremmo davvero un attimino riequilibrare le sorti. E finalmente giungiamo a questo 16, a questo 16, che nasceva in un estate caldissima, anzi per citare appunto i famosi 8-3, in una lunga estate caldissima del 2018. Raccontami un po' la storia di 16, com'è nato, che cosa volevi trasmettere con 16, come lo hai prodotto, raccontami un po'. Allora, 16 ha origine nella voglia di riscatto, nella voglia di riprendere a sognare, perché io avevo smesso di sognare per tanti anni, ero entrata in un circolo vizioso con una relazione tossica annessa in cui non scrivevo più e non facevo più arte per tanti anni, non riuscivo neanche a laurearmi completamente, non riuscivo proprio a fare un passo avanti nella vita. A un certo punto ho deciso di riprendermi in mano tutto, di farmi la valigia e di mandare un'email per fare l'iscrizione proprio alla BIM, all'Università di Musica, quella a Londra, e mi hanno chiesto di inviare tre brani inediti in lingua inglese con video annesso. Bene, avevo praticamente una settimana o due settimane per fare tutto questo, ho fatto tutto ex novo, mi sono seduta al pianoforte e ho scritto 16. E 16 per me rappresenta la mia data di nascita, che è 16, 16 settembre. Sono anche i tuoi anni, lo diciamo, 16. Certo, esatto, sono cresciuta in questa intervista, 4 anni. ed è dedicata ai 16 della mia vita, che non voglio spoilerare, ma se vi ascoltate il brano un po' lo capite. E diciamo è dedicata a loro, a chi mi ha tenuto ferma per tutti questi anni, non che fosse solo colpa loro, però in qualche modo ho sfogato tutto in quella canzone. E ha una scrittura molto impulsiva, non è come l'altro mio singolo Back of the Pub per esempio, che ho studiato, questo è proprio di pancia, come viene mi seguo là e quello che esce fuori vado, punto. Più che altro poca voglia di non dire le cose, cioè è tutto diretto. Quindi non ci sono no censorship, direttamente. Esatto, no, così. Non voglio dire parental advisory, ma non voglio arrivare a questo, però insomma sicuramente sì, diretto a dire papale, ecco. Papale. E niente, poi con questo brano mi hanno presa con la borsa di studio, che è stata una grande cosa, e da lì niente, ho iniziato a studiare e 2 anni a oggi mi sono messa a lavorarci così ogni tanto. E dal punto di vista della produzione ho
cercato di riprenderla e di trasformarla, uh-huh, mantenendo sempre il loop di piano, perché c'è un arpeggio che è praticamente per tutti e tre minuti, e però creando dei cori che mi sono venuti dal nulla, 40 tracce di cori che parli col mio fonico, si mette a piangere, spara un colpo . Una batteria leggerissima così, e ho creato un brano che è un po' etereo, sognante, e che ti fa volevo simulare la mente, cioè il pensiero ossessivo, no? Quando tu sei arrabbiato, pensi sempre a una cosa, ti è un'ossessione, ti fa male, ti distrugge. Ecco, per me Sixteen è stata proprio il rilascio, la terapia. Tra le altre cose, io qua adesso entra in gioco il cantautore, diciamo colui che si occupa di musica esattamente come te. Non mi voglio azzardare a dire il collega, perché io preferisco rimanere nella mia piccolissima modestia. Però nelle tue note leggo una cosa che io sono balzato sulla sedia quanto l'ho letta. Ho chiesto in prestito un Moog per la linea di basso. Ora tu mi devi dire dove sei andata a trovare un Moog. Cioè, io adorando. Un sogno. Ovviamente, siccome non tutti, diciamo, sono esperti come me, come te, magari tra chi ci ascolta non sa che cos'è un Moog. Un Moog è uno strumento musicale, insomma, è utilizzatissimo nei primi anni 70. I Pooh lo utilizzavano tantissimo, che dà una sonorità assolutamente unica, proprio inimitabile, sì. è quella. Sì. Non ti puoi sbagliare, è tipo i pianoforti elettronici, quelli con il chorus, il crystal piano, cioè sono quelli, noi musicisti lo sappiamo che è quello, non ti puoi sbagliare. Cioè, il gatto fa miau e tu dici è un gatto, senti il Moog e dici è un Moog, non puoi sbagliare. È un Moog. No, ma io voglio sapere tu dove lo sei andato a trovare e come ti è venuta fuori st'idea soprattutto. Ma sai come mi è venuta fuori? Producendo al computer nel mio piccolo studietto sulla cima della montagna, avevo questi bassi built-in del programma. Mm-hmm. Troppo dozzinali. Al che c'era un mixing engineer, un ingegnere del suono a Londra, che ha uno studio particolare con tanti strumenti unici proprio nel loro genere, e ho detto, senti, ma si può? Ho visto quel Moog, ho detto, facciamolo. E ti giuro, ha svoltato il brano, perché gli ha dato la carica. Certo. Proprio gli ha dato qualcosa che gli mancava, quindi sì. Gli ha dato quella profondità, quella brillanza, insomma, quello che effettivamente poi realmente va a fare la differenza. E insomma, ne è stata un'idea geniale che ha fatto svoltare il piano. Sì, il piano, sì, vabbè, ciao, Matteo, che ha fatto svoltare Galesi il brano. Per questo. Grande Matteo, grazie. Sì. Però sì, questa è anche l'aggiunta di dei synth in qualche modo, certo, sempre digitali, non analogici, certo, però modificati bene, insomma, synth FM. C'è stato molto studio del sound. Assolutamente per questo brano, sì, veramente tanto. Sì, assolutamente sì. Pia, io ti ringrazio, siamo quasi in conclusione della nostra intervista, però prima di salutarci ti volevo chiedere, ricordaci dove ti possiamo ascoltare. Mi potete trovare su Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, al nome Reiwa, con la W, Reiwa Pia. Trovate anche il video ufficiale di Sixteen su YouTube, oppure mi potete aggiungere anche su Instagram, cercate Reiwa e aggiungetemi e seguitemi, supportate la musica indipendente, perché spero vi piaccia, non so, spero ne valga la pena. Assolutamente. Che siamo qui, esistiamo, siamo qui. Assolutamente, io davvero ti voglio ringraziare, cara Pia, ovviamente quando vuoi torna, le porte del programma per te sono sempre aperte. Grazie a te per l'intervista, per l'opportunità, e fai qualcosa di veramente unico, dai spazio a voci come le nostre che senza di te veramente rimarrebbero ascoltate. È stato veramente un piacere. Grazie di cuore davvero, e io ancora una volta vi voglio ricordare Reiwa Pia Sixteen. Suoni nuovi. Benissimo cari amici, continuiamo la nostra puntata e lo facciamo con la nostra nuova ospite che è già in collegamento qui con noi. Do il benvenuto a Lave, benvenuto a Suoni Nuovi. Ciao, grazie, ciao a tutti voi. Ciao, ho detto bene, Lave, non è che l'ho detto Lave, sì. Sì. Si legge
Esatto, come è scritto, esattamente. No, perché sai, certe volte capita che magari dice no, l'hai detto sbagliato. Più volte mi hanno sbagliato il nome, pensavo no, qualcosa internazionale, tipo lei, poi ho detto no, siamo in Italia, sono italiana, Labe. Da dove esce fuori questo Labe? Da dove nasce? Raccontaci un po'. Allora, in realtà è nato un po' per gioco, perché appunto mi chiamo Valeria, quindi il diminutivo è Vale. Allora, scherzando con gli amici in un pomeriggio, stavamo al parco, è uscito fuori il nome Labe. Poi mi è piaciuto e quindi ho deciso di usarlo come nome d'arte. Tra l'altro, essendo tu siciliana, Sant'Agata di Militello, siciliana come me, quanto all'Ave dalle tue parti con lettera non ve ne fate mancare, dico... Appunto. L'Ave lì proprio non ve ne mancano completamente, specialmente insomma negli ultimi periodi ho visto che c'è stato un po' di movimento, quindi tutto sommato vabbè, ma è la bellezza della nostra terra che offre tantissimi. Sì, soprattutto in un periodo estivo così appunto. No, bene, ma diciamo comunque è la nostra terra che offre paesaggi incredibili, ti sposti di 100 km e c'è il mare, ti sposti di 50 e c'è la montagna e ci sono i vulcani, bello, venite in Sicilia, visitate. Per me è una delle regioni più belle d'Italia, noi saremo pure di parte, però appunto sì, avrà tanti problemi, tutto quello che vuoi, ma la bellezza, venite in Sicilia, mi raccomando, visitateci. E allora, esatto, con la buona Valeria parleremo, ma lo facciamo con calma, di Luna Piena, proprio di questo nuovo singolo. Insomma, ci faremo raccontare un po' la storia, anche il significato di questa Luna Piena. Però ripartiamo dagli inizi. Raccontami un po', com'è nato il tuo amore, il tuo rapporto con la musica? Raccontami un po'. Allora, in realtà la musica ha sempre fatto parte di me, solo che da piccola mi sono dedicata anche a livello agonistico alla pallavolo. Quindi per tanti anni ho girato l'Italia. Eri insieme a Sciro, eravate Mila e Sciro praticamente. Esatto, ho girato l'Italia, sono andata via di casa che avevo 13 anni, quindi comunque per la prima parte della mia vita ho dedicato il mio tempo allo sport, solo che appunto la musica era sempre stato un sogno nel cassetto, quindi poi quando ho deciso di chiudere questo capitolo della mia vita, diciamo in pieno Covid, quindi non sono stata neanche molto fortunata, ho deciso di dedicarmi completamente a questo. Certo. Quindi diciamo che in modo serio mi dedico dal 2020, mettiamola così, alla musica. Mm-mm. Quindi poi ho iniziato a scrivere, sicuramente anche il periodo di quarantena mi ha, tra virgolette, anche aiutato a esprimere anche il mio stato d'animo, i miei sentimenti, perché comunque col fatto che tutti quanti eravamo chiusi era diventata anche una valvola di sfogo, e da lì sono nate le prime canzoni. Esatto, certo. Ho iniziato a prendere anche lezioni, ho iniziato a studiare appunto, e niente, tutto il resto appunto è storia. Ma dimmi una cosa, la chiusura del tuo di questo tuo importantissimo e fondante pezzo di vita, che è stato appunto il tuo rapporto con la pallavolo, è stata proprio dettata dall'arrivo del Covid o ci sono state altre scelte che ti hanno portato a dire ok, stop? Allora, già negli ultimi tempi stavi ponderando l'idea. Esatto, questa scelta, anche perché appunto per vari fattori, tra cui il fatto che volevo dedicarmi alla musica, mi ha portato a fare, ecco, delle scelte, la cosa deve essere fatta bene, quindi volevo dedicarmi completamente le mie energie a quello, e quindi nel momento in cui ho deciso di chiudere il capitolo sportivo mi sono dedicata alla musica. Il Covid in realtà purtroppo è stato un caso, perché nessuno si aspettava un avvenimento del genere, quindi si è sovrapposto poi alla mia scelta. Certo, ecco. Certo. Ma dimmi una cosa, ti faccio questa domanda perché molti artisti mi hanno raccontato come paradossalmente il periodo del lockdown sia stato estremamente produttivo per loro. E infatti volevo chiederti questo. Questo periodo di chiusura forzata, di blocco forzato, in realtà per te invece è stato molto importante per la tua produzione artistica, per il tuo percorso. Come hai inciso proprio
proprio sulla tua voglia e necessità di fare musica. E comunque passavamo le giornate intere chiuse a casa. E nei balconi. Esatto, nei balconi. Io per fortuna avevo pure un giardino, quindi prendevo anche un po' d'aria fuori con i miei cani e il mio gatto che mi facevano compagnia. Esatto. Però sì, per me da un lato è stato anche importante, perché appunto ho iniziato a studiare grazie a questa chiusura, perché io riempivo così le mie giornate, quindi ho iniziato a suonare, ho iniziato a prendere anche lezioni online di pianoforte, ho iniziato a scrivere, quindi impegnarmi sulla scrittura, sullo studio vocale, quindi alla fine le mie giornate passavano grazie a questa passione della musica, quindi sì, esatto, paradossalmente pure per me è stato fondamentale. Certo. Perché a livello musicale mi ha aiutato un sacco a dedicarmi appunto a quello che mi piaceva fare. Certo. Io dalle tue note leggo una cosa davvero molto dolce e molto carina, che diciamo la tua musica è influenzata dalle canzoni dei grandi cantautori della musica italiana che ascoltavi in macchina con tuo papà. Che bella questa cosa, veramente, che bello. Tu che ricordi hai di quando eri bambino? Sì, diciamo che io sono nata un po' negli anni sbagliati, lo dico sempre, perché comunque è normale che negli anni la musica cambia, si evolve, uno deve stare anche al passo con la discografia, solo che io sono proprio innamorata della musica appunto anni 80, 90, 2000, perché io alla fine sono cresciuta con quella appunto, con grandi cantautori italiani come De Gregori, certo, Dalla, certo. Venditti e tutti loro. Certo. Quindi sì, per me sono stati proprio i miei primi ascolti da bambina. Chiaro. Ma quindi, sì. Se io ti chiedessi da chi prende spunto la tua musica, cosa mi risponderesti? Tu ti ritrovi in questi cantautori, prendi ispirazione da loro? Raccontami un po'. Sì, sicuramente mi piace ascoltare e capire anche cosa c'è attraverso i loro testi, la loro scrittura, perché comunque essendo una cantautrice io prendo soprattutto spunto dai cantautori, sia passati che presenti. Purtroppo presenti ce ne sono pochi. Sempre meno, poi, ecco, tra l'altro. Esatto, purtroppo. Poi, ecco, grazie all'aiuto della lettura, appunto, anche dell'informazione. Purtroppo di attuali l'unico che posso dire che posso prendere spunto, perché mi piace come scrive e rispecchia anche il vecchio cantautore italiano, è Ultimo. Sì, questo sì, è sì. Considerato un mio il nuovo Antonello Venditti lo chiamano. A livello di scrittura sicuramente tra noi giovani è quello più avanti, sì. Tra cui si può prendere spunto, quindi sì, se no ecco sicuramente tutti i cantautori ecco passati. Certo. Continuando ancora a parlare un attimino della tua musica, del tuo modo di fare musica, pensi di aver trovato la tua strada, nel senso, se io ti chiedessi ora come ora, l'ave come si piazza all'interno della musica? Ti trovi nel tuo genere, nel tuo mood, sai qual è la tua strada? O ti senti ancora in evoluzione, pensi che avrai ancora tanto da sviluppare, tanto da sperimentare? Ti senti ancora in eterno movimento, ecco. Io sicuramente non voglio precludere nulla, voglio sempre sperimentare, anche brava, capire se effettivamente c'è qualcosa che può fare anche per me o meglio, infatti anche come è stato per Luna Piena, perché rispetto ai primi due singoli che ho fatto uscire, Luna Piena comunque ha avuto anche un percorso diverso, anche nel livello di sound, di scrittura, rispetto ai primi singoli in uscita che sono stati Ricordi e Il Tuo Nome. Sicuramente certo. In questo momento, se dovessi decidere ecco, una tipologia, mi ispiro più al pop indie italiano, però quello non vuol dire, ecco, non mi voglio dare un'etichetta, questo no. Non ti vuoi fossilizzare comunque. No, ma io voglio sperimentare e poi appunto capire anche cosa mi piace e cosa mi può dare sempre di più, anche certo. A livello artistico. Certo, anche perché io credo, ed è una cosa che ripeto spessissimo,
un artista, lascia perdere che sia un cantautore, in generale un artista che faccia pittura, musica, scultura, non può avere dei pregiudizi, cioè non può partire a priori dicendo no, io questa cosa non la faccio, no, io questa corrente non la seguo, no, questo tipo di musica non lo ascolto, perché io credo che già è sbagliato. Se tu hai già un pregiudizio, ti stai già precludendo delle esperienze, quindi è già errato, ecco. No, io sono pienamente d'accordo. No, ecco, io non mi voglio mai precludere nulla. Sempre giusto sperimentare e imparare, ovviamente. Ma proprio, ma proprio come regola di vita, attenzione, proprio, sì, esatto. È proprio in linea generale. E così finalmente iniziamo a parlare di questa luna piena. Io leggo dalle tue note, cito testualmente: un emozionante inno indie pop elettronico che invita ad abbandonare i problemi del passato e abbracciare la vita con una prospettiva malinconica ma piena di speranza. Raccontami un po', da dove è uscita fuori Luna Piena? Raccontami qual è stato il processo che ha portato alla sua realizzazione e produzione. Sì, allora Luna Piena in realtà ha rappresentato un lungo percorso per me, perché abbiamo iniziato a scriverla a febbraio dell'anno scorso. Appunto volevamo provare, testare questo nuovo sound su di me, quindi abbiamo detto perché non proviamo a mettere su un pezzo estivo un po' più, ecco, fresco. Quindi abbiamo detto vabbè, inizio ero un po' scettica, però abbiamo detto vabbè, proviamo, appunto. Quindi abbiamo iniziato a scrivere, però volevo essere anche coerente nella mia scrittura, infatti anche nel testo della canzone, ecco, l'aspetto della malinconia è sempre presente, comunque c'è una storia dietro che racconta anche un passato tormentato in cui piano piano si cerca di andare avanti, però appunto abbiamo voluto aspettare tramite questo sound un po' più ritmato, quindi poi piano piano è stata scritta, ripresa anche in più periodi per capire meglio quale fosse poi il risultato finale migliore, ecco, della canzone. Certo. Quindi alla fine è stata chiusa del tutto a giugno di quest'anno, quindi un anno e mezzo di lavoro c'è stato. Allenta lievitazione, come il pane, allenta lievitazione. Poi io sono molto pignola, quindi finché non sono convinta al 100%, al 1000 per 1000 di un prodotto, non lo, ecco, non voglio farlo uscire, ecco. Sì. Guarda, io ti parlo in veste di cantautore in questo momento, più che di speaker radiofonico, sono molto come te, nel senso che io se non sento quella sonorità precisa, quell'accordo a quel kilohertz preciso, quella cosa che deve essere la mia idea, cioè se quell'accordo non è settima minore, come dico io, cioè divento un pazzo, non cioè sarei capace di bloccare, e l'ho fatto, spoiler, e l'ho fatto, di bloccare interi lavori. Ma d'altronde, cazzarola, se io voglio e mi metto anche nei tuoi panni, esprimere una determinata emozione in quel determinato modo, cioè non è lo stesso, cioè io non posso dipingere il sole verde, cioè il sole va dipinto in quel modo, punto. Quindi cioè, è così e basta. Quindi quando tu mi dici sono molto pignola, ti comprendo molto molto bene, però essere tanto pignoli, parlo tra parentesi anche un po' prodomomea, ecco, parlo anche un po' a favore mio, essere pignoli comunque poi serve a dare lavori di elevatissima qualità, perché comunque tanta pignoleria e precisione porta poi a risultati sicuramente elevati e importanti. Luna piena, speriamo. Luna piena, che tra l'altro si lega al format Musica Q, e qua devo fare un saluto perché è condotto da quel missile proprio libero, da quella mina vagante di Narciso, che saluto, che è passato da Suoni Nuovi qualche tempo fa. Lo saluto caramente, lo abbraccio. Io adoro Narciso, saluto pure io. Sì, ecco, sì, io adoro, lo dico pubblicamente, cioè, ma tanto non è una novità, perché l'ho sempre detto, io proprio adoro, non posso farci niente, adoro e abbraccio caramente il buon Narciso. Ancora parlando del tuo singolo, cito un tuo virgolettato, così ci caliamo ancora di più all'interno del significato della canzone. Luna piena è un invito a lasciare andare i problemi alle spalle e vivere la storia come viene, facendo tesoro dei momenti passati. Ora, cara Valeria, tu capisci bene che
viene da sé che io debba domandarti quanto di autobiografico c'è in questa canzone e in questa affermazione. Io non voglio fare del gossip spicciolo, però non posso non domandartelo, così proprio per non metterti in difficoltà, capito? Cioè, proprio, Diciamo che mi sono anche voluto ispirare a storie di vita quotidiana, perché secondo me tutti possiamo rispecchiarci in un momento buio della nostra vita, o comunque dei problemi, ha delle difficoltà. Mm-hmm. Poi ecco, in questo momento sicuramente sono cose passate, non mi riferisco in prima persona a qualcuno, ma sicuramente ecco, a qualcosa. Poi in questo caso è un periodo, esatto. Certo, certo. Io adoro mettervi in difficoltà e in imbarazzo, lo adoro. Hai presente tu quel programma che fanno su Rai 2 Belve con Francesca? Beh, io in qualche modo me ne esco. Mi piace quando c'è la conduttrice che tenta di mettere in difficoltà, che mi pare tra l'altro sia la moglie di Enrico Mentana, se non erro, che mette in difficoltà le persone. Ecco, mi piace mettervi in difficoltà e in imbarazzo. Sì, è molto sadica come cosa, però adoro particolarmente. Vabbè, ma tu sei una particolarmente, lo possiamo dire, è un termine ormai sdoganato, cazzuta, quindi sei particolarmente, insomma, in grado di vincolarti e svincolarti come meglio possibile. Grazie, si capisce pure il telefono, sono contenta. Sì, assolutamente. Quindi comunque, adesso ritornando seri, Luna Piena vuole trasmettere quindi una sorta anche di come dire, ottimismo verso il futuro, vuole aprire una nuova visione verso il futuro che viviamo. Sì, certo, ma soprattutto anche un senso di spensieratezza, quello sicuramente. Ecco. Sì. Ah, ho capito, quello che noi siciliani praticamente con una sola parola indichiamo con futtetin, in poche parole. Esatto, bravissimo. Esatto. Futtetin, ma non si fa rifuttere. Brava, brava, brava. E qua io, la regia mi deve fare assolutamente partire l'applauso, cioè... qua la regia mi faccia partire l'applauso, perché attenzione, è importantissimo, cari ascoltatori, mi raccomando, futtetin ma non te fare futtere, questa è proprio regola di vita, cioè la traduciamo, perché poi qualcuno mi dice sì, ma io che sono della Padan capisco, fregatene ma non ti fare fregare, ecco. Mettiamola in maniera molto molto così, fregatene ma non ti fare fregare, ecco, mi raccomando, proprio regola di vita. Cara Valeria, grazie, veramente mi piace quando ci sono artisti così promettenti e pieni di vita e di simpatia come sei tu. Però siamo quasi in conclusione, io ci provo sempre con tutti gli artisti. Spoiler, aggiornamenti, cose che bollono in pentola, progetti, qualche anticipazione? Sì, sto continuando a scrivere, quindi presto speriamo nell'uscita di nuove canzoni. Speriamo bene, speriamo bene. Ovviamente, tu lo sai, quando vuoi torna, le porte del programma per te sono sempre aperte. Sì, grazie, grazie veramente. Grazie a te, è bello parlare con un mio conterraneo. Sì, sì, ma non solo conterraneo, ma anche collega, perché parliamo il linguaggio universale della musica che unisce tutti noi musicisti e tutti noi... È la cosa più bella, in assoluto. Sì, sì, che di musica viviamo e che di musica davvero... con la musica affrontiamo anche le asperità della vita. Prima di salutarci, Valeria, ricordaci dove ti possiamo ascoltare. Allora, potete trovarmi appunto su tutte le piattaforme digitali, il mio nome d'arte è Lave, ecco. E da lì potete ascoltare tutte le mie canzoni in uscita. Oh, che bello, ovviamente anche quelle che sono già state sfornate da questa meravigliosa mente artistica come la tua. Grazie, grazie. Sì. Io davvero ti voglio ringraziare tanto, ti rinnovo l'invito, insomma, quando vuoi Suoni Nuovi ti aspetta. Un abbraccio ovviamente, quindi grazie davvero. Grazie mille, veramente. Grazie. Io ti ringrazio e ancora una volta, cari amici, vi voglio ricordare quindi questo nuovo singolo di Lave che si chiama Luna Piena. Suoni Nuovi. Bene cari amici, è tutto anche per oggi. Prima di salutarci vi ricordo, se volete partecipare al programma, diventate fan del mio profilo Instagram il Jombagram, seguitemi così aumentiamo un pochino i follower, più siamo e più ci divertiamo, e scrivetemi dalla posta privata per ottenere tutti i dettagli, sia che siate un artista, una band, un ufficio stampa, un'etichetta discografica. Insomma, scrivetemi e otterrete tutti i dettagli. E dal vostro Jomba, come sempre,
a tutti voi un caldo saluto. Ciao! Suoni nuovi, il suono della nuova musica. Conduce in studio Giomba.